Italian Bike Festival, sono allo stand Flyer in compagnia di Andrea, eccolo qui. Ciao, buongiorno a tutti. Andrea, raccontaci un po' le novità di Flyer nel 2021. Lascia a te la parola. Ma allora, la principale novità Flyer di questa stagione è ovviamente la Topside Carbon, che è stata anche testata da Mountain Bike Tech. È una bicicletta di fascia alta, con una concezione pensata per l'enduro anche spinto, bicicletta mallet, quindi 27-29, 160-170, full carbon, telaio completamente in carbonio, di alta gamma. Una cosa importantissima da dire di questa bici è che, pur avendo una impostazione molto votata alla discesa, è comunque stata pensata per avere un'ottima pedalabilità, che è una componente importantissima di tutte le biciclette, ma anche in particolare le biciclette elettriche. Qui sotto trovate il link alla descrizione della bici dettagliato e anche alla prova che abbiamo fatto in Svizzera nei due giorni. Questa è una bicicletta che nasce in tre colorazioni e in tre allestimenti diversi, a partire da 6.999 euro fino a 11.000 euro praticamente. Quindi una bicicletta di fascia indubbiamente alta, dove però tutte le componenti, anche sul modello di base, sono pensate per un uso, diciamo così, vero enduro, non solo da catalogo. Non è appunto un modello base limitante, ma è già una bici completa che può permettere, esatto, qualsiasi ruote, gomme, freni, già tutto dimensionato in modo da poterla usare per un enduro veramente già sportivo, diciamo. Assolutamente. Quindi qui abbiamo parlato della Aprox 6, rimane invariata a parte un aggiornamento dei colori e dei montaggi da gamma Panasonic, che si equipaggia sempre col motore GX Ultimate. Da quest'anno una piccola novità però importante del Panasonic è la batteria, la 750, che può essere ordinata come optional. Per il resto, come di consueto, Flyer anche sul modello base ti fornisce un pacchetto con freni doppio pistone, ruote tubeless, registro telescopico. È interessante sempre il display a colori, dove possiamo andare a mappare il motore in autonomia senza bisogno di applicazioni, semplicemente andando all'interno dei setting, e questo ci permette di personalizzare il mod eco e standard al nostro bisogno, al nostro piacere. Quindi questa è una piccola chicca che molto spesso passa inosservata, però è utile. Continuando sulla gamma, il resto della gamma rispetto al 2020 non è sostanzialmente cambiato, ripeto, ci sono aggiornamenti di colore e qualche dettaglio sul montaggio, però abbiamo la Aprox 3, che è la bicicletta all mountain equipaggiata col Bosch, aggiornamento 85 Nm, esatto, aggiornamento del motore a 85 Nm, il resto è sostanzialmente invariata rispetto al 2020. Abbiamo la Aprox 4, che è la sorella su motorizzazione Panasonic, e rimane altrettanto invariata la gamma delle bici crossover, che sono un segmento dove Flyer è molto apprezzata e dove abbiamo un prodotto veramente ben studiato, con la Gore 4, che è una bicicletta 140 mm di escursione su motorizzazione Panasonic. Questa è una vera mountain bike equipaggiata da turismo, quindi una bicicletta con marciclistico che ti permette di affrontare trail anche veri, pur avendo comodità che servono per un uso più quotidiano o escursionistico, quindi parafanghi, luci, portapacchi. Questo è un po' un settore che in Italia si sta sviluppando sempre di più, correggimi se sbaglio, anche per una questione che comunque le infrastrutture, piste ciclabili e quant'altro stanno crescendo, e quindi c'è sempre più richiesta per questo tipo di bici, anche per il fatto di poter utilizzarla anche in ambito urban comunque. Sì, questo è un segmento che fino a qualche anno fa in Italia era molto tabù. Attualmente vedo sempre più interesse, molte più persone che non sono veri rider si avvicinano comunque a un prodotto che gli lascia una porta aperta sul fuoristrada, ma privilegia il comfort, la sicurezza tutto il resto del tempo, quindi un bel compromesso senza nulla togliere alla possibilità di affrontare anche trail o strade sterrate. Certo.
quindi questo è sicuramente un segmento che sta crescendo e dove Flyer storicamente è preparato per di qualità. Bene, Andrea, ti ringrazio per questa panoramica e a presto. A presto.